festa invernale della moda stravagante. Il primo vestito di oggi viene da Parigi ed è una creazione di Madame de Fifi. O la modella ha una scarpa che scricchiola o tu hai un rospo in gola. Tutte le modelle indossano pietre preziose gentilmente offerte dalla ditta Schweibrillanter. Ecco, prendi. Lo Shikosa mi aveva promesso un'automobile. Non preoccuparti, lui mantiene le promesse. Ho la chiave e la combinazione, capo. Sono pronto ad agire. Eccellente, rubate i gioielli e fatevi trovare dove stabilito. Vi aspetto con impazienza. È schifo. Come fa certa gente ad andare in giro conciata così? Chissà come fa ad essere così magra. Ci scusi, signora, non sapevamo che fosse qui. Oh, non importa, fa lo stesso. La mannequin che vedete indossa uno splendido modello disegnato da Madame Le Fifi. Speriamo che nessuno del pubblico la fischi. Già, sarebbe la prima modella ad operare un arresto. Sono spariti tutti i gioielli delle mannequin, sono spariti! Ci dica i fatti, madame. Penso che sia tutto qui. Sono spariti, agente? Che cosa c'è da aggiungere? Che cosa? A parte forse... Oh, no, 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 cara, così non va. Questo si porta un po' più giù, questo un po' più su. Così, ecco così, cara. A tutti gli agenti, furto di gioielli, bloccate le uscite. Ricevuto, Moni. Hai sentito, Tac? Blocchiamo le uscite. Ehi, che sia lui? Penso proprio di sì, Zed. Dove scappi, Sean? È uno sbirro! Perché no? L'ha fatto anche lui! Lo fermerò io! Ti schiaccio! Ehi, i gioielli! Ma che gli prende? Se non è qui fra due minuti me ne vado. C'erano troppi sbirri, capo. Sono fuggito a malapena. Weasel, io non sopporto i piedi piatti. Andiamocene subito da qui. Sì, ai suoi ordini. Poi, capo, la limousine non vuol partire. Vi dichiaro in arresto. Paraurti. Ci sarà pure un modo per sbarazzarci di loro. Coraggio, smidollato, fatti venire un'idea tanto per cambiare. Beh, non startene l'impalato a leggere mentre ti parlo. Cos'è questa roba? Cenerentola con i sette nani, eh? Bagatella, Christy? Lei sì che potrebbe aiutarmi a togliere dalla circolazione quegli sbirri. La convincerò a scrivere un giallo con 10 poliziotti come protagonisti e con il finale che preferisco io come unico vincitore. Volete pubblicare un mio nuovo romanzo per la vostra casa editrice? Oh, che carini! Ho già in mente la trama. Che ne dice di una storia su 10 piccoli poliziotti e un misterioso eroe che li smaschera davanti a tutti, eh? Mi sembra interessante, molto interessante. L'eroe toglie dalla circolazione i 10 poliziotti uno per uno senza che nessuno di loro se ne accorga. Sarà divertente, ne sono sicura. Inizio subito a scrivere il romanzo. Il nuovo computer di bordo è un vero gioiello. Già, soprattutto i videogame. La sfida di Kung Fu è appassionante. 211 in corso al cinema del Mandarino! È la sala specializzata in film di Kung Fu. 10-4, ups! Non voglio
voglio ripeterlo due volte. Riempi quella saccoccia di denaro, subito! Già che ci sei, dammi anche un paio di gelati alla crema di zabaione. Ok, ora possiamo andare. Sistema il proprietario. Sei sicuro che questo sia il posto che dovevamo svaleggiare? Certamente, Goonie. Il capo ha detto di seguire alla lettera le indicazioni di Bagatella Christie. Ho portato con me il primo messaggio. Ehi, sono arrivati prima del previsto. Scappiamo! Da quella parte, Jones. Cercherò di impedire che se la filino. Fermo in nome della legge! Guandola, Haslow! No! Ha! Torna indietro e combatti da uomo! Come facevano a sapere che avrei usato la tecnica del gelato alla crema? Oh no, un altro piedi piatti! Ti dichiaro in arresto, hai diritto a un avvocato! Ehi, così non vale! Abbiamo scaricato l'immondizia, possiamo tranquillamente andarcene. Mi hanno messo nel sacco con il trucco più vecchio del mondo. Prendi il battello per Black Island. Se ci tieni ad assicurare lo sciccoso alla giustizia, vai da solo e non dirlo a nessuno. Mahoney sarà fuori ad aspettarmi, ma devo andare da solo. Già, non ho scelta. Il battello salpa fra 10 minuti. Lo chiamerò da Black Island. Jones! Ehi, amico, dove sei? Jones! Jones! Cos'è? Hanno fatto torta in faccia! L'amico Jones è svanito nel nulla, senza neanche un effetto speciale. Non riesco a capire. Qui sta succedendo qualcosa di strano. Ha visto passare un agente di polizia? Grazie. Ma... senta, non esageri con i popcorn. Troppo burro. Ux, qui è Mahoney. Hai notizie di Jones? Non ancora, ma nel pomeriggio ho un appuntamento con il comandante Lazar. Grazie, Ux. Penso di aver trovato il comandante Lazar. L'ho mandata in buca con un colpo solo? Ha fatto un buco con un colpo solo. Oh, agente Mahoney, sei tu? Dove è finito Jones? È quello che volevo chiedere a lei, signore. Non so che cosa dirti, Mahoney. Doveva insegnarmi un po' di meditazione zen per aiutarmi a giocare meglio. Ah, no, era l'ultima pallina da golf, e ora? Gliela prendo io. Al mio ritorno, Jones sarà arrivato. Non riuscirò mai a venirne a capo senza aiuto. Oh, un foglio che sia Jones. Prendi il battello per Black Island se vuoi assicurare lo sciccoso alla giustizia. Lo sciccoso! Non arresto un criminale da quasi 20 anni. E l'occasione che aspettavo sarà come tornare ai vecchi tempi. Vai da solo e non dirlo a nessuno. Che cosa mi tocca fare per il comandante Lazar? Comandante? Signore, ma dov'è andato? Perché ho l'impressione che sia già accaduto? Davvero, mi creda, è una grande emozione ricevere un grosso assegno da un grosso editore. Bagatella Christie, se questo capitolo sarà interessante come il primo, ne verrà un altro ancora più cospicuo. Sono contenta che il mio romanzo le piaccia, signore. Già, lo sa, non vedo l'ora di leggere il gran finale. Affermativo, agente Hooks. Potrebbe aver preso un mezzo di trasporto alternativo. Detto in parole povere? Beh, sai, potrebbe aver usato un'altra automobile al posto della sua. Affermativo. Io e il tenente Callahan controlleremo tutti i veicoli di questo isolato. Ok, Tackleberry. Noi chiederemo alla gente di qui se l'hanno visto allontanarsi. Non devi far altro che vendere quel veicolo. Mi raccomando, mi fido ciecamente di te. Ok, amico, è arrivato il nostro cliente. Mm-hmm.
Calmi, ragazzi, ehi, calmi. Ho solo intenzione di proporvi un buon affare. Quello che stiamo cercando. Lo so, è una vera occasione. Ho quello che fa per voi. Non esagero, sul serio, date un'occhiata a voi stessi. Eccolo là, è l'ultimo modello. Ehi, vedo già gli occhi che vi luccicano. Wow, un M90 turbo diesel con cannone da 20 mm di serie. È il modello commemorativo di Gengis Khan. È completo di optional. Ho anche l'esemplare a riga arancioni. Le dispiace se diamo un'occhiata agli interni? Senza fretta, fate pure il giro dell'isolato, è maneggevole come un'auto sportiva. Un dubbio in meno, Jones non ha usato un sistema di trasporto alternativo. È vero, se fosse venuto qui non se lo sarebbe lasciato sfuggire. C'è un messaggio. Prendete il battello per Black Island se volete catturare lo sciccoso. Già, andate da soli e non ditelo a nessuno. Lo sciccoso, lui si nasconde dietro tutto ciò. Probabilmente Jones è già arrivato sull'isola e ha bisogno del nostro aiuto. Vorrei che i fiori potessero parlare. Anch'io. Questo posto mi ricorda dove lavoravo prima. Lo sai che parlavo alle piante e loro crescevano meglio. Che bella, Itau! E le piante ti rispondevano? No, ma queste lo fanno. Oh, c'è un bigliettino. Deve averlo lasciato Jones. Prendete il battello per Black Island se volete catturare lo sciccoso. Dice di andare soli e di non dirlo a nessuno. E così faremo. Questa è un'occasione irripetibile. Jones sarà già lì. Andate, il capo sarà entusiasta di vedervi. Maoni, Autau e Reux non sono qui. Sei sicuro, Aus? Certo, non ci sono che piante e fiori. Faccio la pausa pranzo, passo e chiudo. Ne è sicuro? Certo, agente, erano interessati a quel gioiello laggiù, l'ha visto? Senta... Non le interessa comprare un'auto sportiva usata? È veloce come un carro armato e maneggevole come una carrozzina. Perché mi sembra di essere in un giallo di Bagatella Christie? Oh, quanto denaro! Beh, il giusto compenso per un simile capolavoro. E così l'ha quasi finito. Eh sì, è stato uno dei gialli più belli e vincenti che abbia scritto, se mi è consentito dirlo. Certo, anche a me è piaciuto. Penso che farò una capatina Black Island, tanto per respirare un po' l'atmosfera del suo libro. Il solito comportamento per un editore. In ogni caso, domani avrò scritto l'ultimo capitolo. Con una fine inesorabile. Un editore sempre più insolito. Ma dov'è finito il venditore di hot dog? Sparire è diventata una mania? Bah, gente, questi panini mi hanno messo un tale appetito. Non sanno più che cosa metterci nei panini. Dice, prendi il battello per Black Island se vuoi catturare lo sciccoso. Vai da solo e non dirlo a nessuno. Ragazzi, è il miglior biglietto che abbia mai assaggiato. Ripeti, promette, questa carretta va davvero fortissimo. Leggeranno un biglietto che non scorderanno mai. Attenzione all'ostacolo! Devo ricordarmi di chiedere al professore un impianto di freni. Che sconquasso! Hanno bisogno di un biglietto più grande. Eh? Ehi, guarda lassù, un messaggio per noi! Zed è Suicia. Siamo noi! Prendete il battello per Black Island. Se volete catturare lo sciccoso. Lo sciccoso? Era proprio un messaggio per noi, Zed. Andate da soli e non ditelo a nessuno, basta, è finito. Zed da Maoni, sei in ascolto, Maoni? No, Zed, il messaggio era chiaro, non dobbiamo dirlo a nessuno. Sì, ma io lo dicevo a Maoni, non a nessuno. In ogni caso, la trasmittente si è rotta. Andremo da soli a catturare lo sciccoso. Speriamo che anche gli altri siano laggiù. Maoni e House, rispondi, House. Zed e Suicak, siete in ascolto? Non lo so, ma ho un brutto presentimento. Che molto presto avrò dimenticato. Come mi piacciono gli uomini in uniforme blu. Mi dai il tuo numero di telefono senza che te l'abbia chiesto? Prendi il battello per Black Island, Maoni, se vuoi rivedere i tuoi amici e catturare lo sciccoso. Ah, questo spiega tutto. Ma chi ti ha dato?
Addio numero di telefono, se non altro ho un appuntamento a Black Island. Proprio come nel libro di Bagatella Christie, 9 poliziotti sono caduti nella rete che abbiamo tessuto e il decimo sarà qui con il prossimo battello. Dopodiché faranno boom, giusto, capo? Più che giusto, Weasel. Piazzeremo dinamite dappertutto e l'isola salterà in aria seppellendo per sempre gli sbirri. Non mi faranno più venire un diavolo per capello. Il battello, ragazzi, nascondiamoci. Black Island è un luogo talmente incantevole di notte che penso proprio di restarvi un po' prima di scrivere l'ultimo capitolo. È la vecchia megera. Non badate a lei e continuate a sistemare i botti, ma non fatevi scoprire. Oh, è così vecchio e decrepito, proprio come lo ricordavo. Il luogo perfetto per il delitto perfetto. Come abbiamo fatto a cadere in questa trappola? Vaia! Perdici, dobbiamo uscire da qui. Sto provando a scavare un tunnel con la mia limita, ma mi ci vorrà un po' di tempo, credo. Sì, un paio di secoli, forse. Ehi, dei rumori di passi. No, deve essere il mio pesciolino che batte i denti per la FIFA. Ma i pesci non hanno denti. Aiuto! Ma questa casa è frequentata dagli spettri o c'è qualcuno in casa? Oh, impronte di passi. I fantasmi non lasciano impronte. Chi può esserci laggiù? Capo, il battello sta arrivando. Eccellente, il decimo poliziotto si unisce ai suoi amici per il gran finale. Continuate voi. Ragazzi, ehi, Jones, Tuck, comandante Lazar, Hooks, House. Ho il vago sospetto che lo sciccoso sia qui, ma secondo me non ha ancora capito con chi ha a che fare. Ok, Mahoney, sei un poliziotto, sei coraggioso e i tuoi amici hanno bisogno di te. Sono lieta di vederla qui, agente. Anch'io, signora, mi creda. Bagatella Christie, piacere, ho sentito delle voci, sa di chi erano? Forse dei miei 9 amici poliziotti. 9 poliziotti? E lei sarebbe il decimo? Proprio come nel mio ultimo giallo. Che coincidenza, deve averlo letto anche lo sciccoso. Lo sciccoso è il nome dell'eroe protagonista. Eroe? Lo sciccoso è il peggior bandito della città. C'è qualcuno là? Oh. Quando parli del diavolo? No, il mio nuovo editore. Era tutto un trucco per trarre in inganno i suoi 9 amici. 11, valgo per 2 io. Riscriviamo insieme l'ultimo capitolo del capolavoro, giovanotti. Amici, che ne dite di una tazza di tè per festeggiare la fine del mio capolavoro? Ragazzi, è meglio occuparsi della megera prima che ci rompa le uova nel paniere. Signora Bagatella! Sono qui! Il tè sarà servito a momenti! Oh, il mio editore prediletto! Ma si accomodi da questa parte! Non è il corridoio che nel terzo capitolo conduceva alla botola? Oh no, questo è un altro corridoio! Ehi, ma che succede? Movimento marcio. Speriamo che sia qualcuno venuto a tirarci fuori da qui. Il biglietto diceva il vero, ragazzi. Abbiamo catturato lo sciccoso. No. Finnegan, pesciolino, mi fai un favore? Leggi a questo criminale i suoi diritti e stasera cena doppia. Con te non c'è nulla da fare, Mahoney? Il merito non è tutto mio. Miss Christie mi ha dato una mano. Miss Christie, posso chiederle l'autografo? Certo, ti farò una bella dedica sulla copertina del mio ultimo giallo. 3 piccoli criminali catturati a Black Island.